Ed eccoci ritornati con il secondo episodio su Dark Souls 3, ragazzi. Allora, primo obiettivo, andare a trovare il boss, che chiaramente dobbiamo cercare di trovarlo assolutamente, almeno per sfidarlo. Nel primo episodio abbiamo fatto un po', abbiamo esplorato un pochettino, abbiamo incontrato nemici nuovi, abbiamo incontrato dei lupi, abbiamo beccato un bel po' di gente, sinceramente è stato un vero e proprio casino. Comunque, adesso andiamo a trovare il primo boss. Aia, e vediamo di farla un po' finita, almeno il primo boss, porco giuda. Pietra prismatica, ok. Questo è tornato in vita. Ma va. Sì, vabbè, va. Oh. Ma va, fa un bagno. Eccoli, facciamoli capire chi è che comanda il maschio alfa. Cosa bevo? Saliamo su per di qua. Ma porco Giuda, ma devo fare attenzione che qua. Dove sono finito? Grande anima di un campione. Che cazzo siete? Quanti ne ho? Oh mio Dio! No! Pensavo se fosse da. Porco Giuda! No! Per un botta di culo! Un botta di culo un cazzo! Quello è rimasto là. Aia! Ma dimmi te, sto perdendo un sacco di fiaschette. E vai, è andato. Gemma pesante. Perfetto. Volevo farti cadere. Aia. Ok. Muori e vai giù anche tu, vai. Frammento grande di titanite, molto molto bene. Oh, c'è un'arena! Guarda esattamente dove cazzo devo andare. C'è da dire comunque che sinceramente è un po' a livello un po' sempliciotto. Nonostante sia in modalità NG più 3, eh. Ora almeno i nemici cadono come niente. Però non so perché sono tanto equipaggiato io e allora cadono giù, che è una meraviglia, perché se sennò. No. Leggiamo, prova attacco. Attacco cosa? Questo? Abbatti albero. Ma va! Mica ci aveva ragione! Gli ha grandi messaggi che salvano sempre il culo. E adesso? Ascensorino? Si scende. Speriamo di trovare un falò. Speriamo. Ah, che bello! Molto bene! Siamo tornati dalla padroncina. Dove c'è la ragazzina che mi ha chiesto di Zio Gael. Oh, che bello trovare questi passaggi così per botta di culo. Oh, che bello. Sono felice. Adesso sono felice. Posso veramente morire felice. Puttana, vai via. No, che palle. Va, bagno. La puttana di mammata. Oddio, non ti avevo visto. Bevi, bevi. Andare a prendere l'arma, va. Martello scuotitore. Allora, scuotitore.
Vuoti roccia, io non so neanche parlare stamattina, non so neanche parlare. Datemi un falò immediatamente, subito, subito. Oddio, quelli cosa sono? Ah, sono le zanzare. Le zanzare grosse. Sono le zanzarine grosse. Mamma mia, che schifo fate. Oddio, ma fate veramente schifo. Un cazzo che mi ciucci il sangue. Io veramente, per fare un DLC del genere, per mettere nuove, più che altro, nuovi nemici, cioè veramente che schifo. Cioè, ma veramente, io vorrei sapere che cosa gli passa nella mente ai creatori di questi videogiochi. Veramente, è sempre una domanda che mi ha, non so, mi ha, stai attento a suo e poi fallo. Ah, ti ho visto. Vai via, ciao. Escrementi, ma vaffan, a saperlo non facevo niente. Porta, andiamo un po'. Oh yes, dove stiamo? Sì, nuova zona, cioè nuova zona, oddio, vecchia zona. Molto bene, molto molto bene. La cappella di Riander, abbiamo aperto il nostro secondo passaggio. Ma io non vedo ancora l'ombra di un cazzo di boss. Che schifo! Lasciami, lasciami, lasciami! Queste accoppiate di merda non le voglio io. Queste accoppiate mi hanno sempre fatto schifo in qualsiasi escremento vivente che ci sia stato sulla faccia della terra. Ci sono altre scale. Porco Giuda, sanguinamento. Una cosa non mi piace. Porca puttana. Riduce il sanguinamento? Ok. Porco Giuda. Ok. Però vedo una forse. Yeah, vai, che bello. Oddio, 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 oddio. Elmo di Villa, ho preso un'armatura, quello che cazzo è. Esattamente, non so adesso, bisogna salire di nuovo su. È aperta la porta. E il tizio qua è scomparso. Giuda, mi sa che dobbiamo scendere. Scendiamo di nuovo, dai. Tanto stiamo scendendo, stiamo salendo. Ok. Ma il falò di prima. Che palle. Dove c'è? Ah, era questo. Che merda. C'è un cancello però, ragazzi, eh. Spero che si possa aprire. Zio Faust. Ma vaffanculo, te il sanguinamento, stronzo. Ma vaffanculo. Il congelamento, tanto per cambiare, non ne bastava. L'ho preso. Come l'ho preso? Questo io non lo so. Misto ghiaccio, ma lasciami in pace. Cancello, fai che ti apri. Oh sì, mica ti ho aperto un fottutissimo cancello finalmente. Apri, si può aprire? Non si apre da questo lato. Qua, ah, non si apre da questo lato. Da che cazzo di lato? Oh, che palle. Ah, sì, siamo qui dove siamo. Miseria, che lag da due palle. Non è possibile. Non capisco perché.
questa entrata. Parete illusoria? O no, sentiero? Sentiero. Prova salto. Ok. E salto sia. Schifezza inumana che non sei altro. E prende cadavere, scusate. Escrementi del cazzo. Grande anima, beh, c'è il falò, non mi interessa. Frammento grande, va bene. Basta. Torniamo alla cappella di Riandel, se non vado errato. Sì, oppure possiamo trovarne. No, torniamo alla caverna del Ponte di Corda. Ok. Allora, siamo tornati qua perché mi sa che noi siamo progrediti troppo avanti con la storia. Più che altro, sinceramente, mi sa che abbiamo fatto una grandissima stronzata. E mi spiace che forse sia arrivato al secondo episodio. Veramente, io questa zona qui mi sembra di non essere passato perché. Allora, devo essere sincero, mi sono dovuto vedere un attimo una piccola soluzione. Perché veramente non trovavo il Giuda, Lupi. Infatti, ragazzi, abbiamo un'area nuova, come potete vedere. E sinceramente, io sto saltando tutte queste cose qua perché non lo so. Sono andato troppo avanti e alla fine ho concluso quasi nulla. Vedete, si sa. Il fatto che comunque c'è da dire che è un po' un casino, questo è assolutamente vero. Cioè, questo DLC lo sto trovando molto, molto incasinato. Poi chiaramente sono io che lo sto complicando alla stragrande perché non so dove cavolo devo andare, quindi proseguo andando avanti. Zio Findus, zio Farco e porco Giuda. Minchia, addirittura due ce ne sono. Grazie. Grazie, cazzo. Grazie. Qua si sale, stiamo salendo. Che casino, ragazzi. Veramente, che casino. Vai giù. Ciao. È morto. Va bene così. Saliamo ancora di più. Spero che portate da qualche parte sta torre. Cos'è qua? Non osare. E poi su. Va bene. Saliamo ancora giù. Ok, perfetto. Qua abbiamo anima di un saggio veterano e poi abbiamo ceneri del capatino. Ok, quindi abbiamo altre ceneri da poter dare alla nostra maremma bucaiola. Stavo per cadere. Ascia da battaglia di Milkwood. Ok, cioè ci ho messo 2 episodi per arrivare al primo boss. Cioè veramente è una cosa. Ma vaffanculo, te il lupo, va. Sono finito. Non dirmi che devo rifarmi tutto da capo, amico, perché ti giuro, potrei veramente incazzarmi come una bestia. No! Ma sei uno stronzo, sei! Cosa ci fa sto cane? C'è sto lupo! Vabbè, ok. Le peggio cose, sono le Dark Souls, le vedo. Devo arrivare lì. Lì, dove c'è quella cazzo di casa, quel villone. Mannaggia la zozza, mannaggia. Che palle.
qui è caduto tutto il pandemonio. Ma aperta, la villa era quella lì, eh. Ma zio porco. Madonna santa. Nella storia non era così tanto complicata. Minchia, andavi sempre dritto, andavi qua, di qua, non so. Sì, vabbè, va, cos'è, una mucchiata? Sapete di sì, è una mucchiata. Porco disco. Arco, ok, abbiamo trovato l'arco. C'è questa piccola novità, nel senso che c'è, come potete vedere, ci sono questi cacchio di rametti e in più credo che questo ponte qua si butti giù. Quindi, almeno credo che bisogna buttare giù il coso, il ponte. Io il fatto è che ho perso praticamente tipo quasi non so quante ore di gioco per trovare, anzi per arrivare a questo fottutissimo boss che almeno credo che conduca da questa parte. Non morire. Corazza dei devoti, vabbè. Ok. Cerchiamo di arrivare. C'è una scorciatoia o qualcosa che mi possa permettere di arrivare velocemente dove voglio arrivare. Cazzo, ci sono tutte le mie anime pure. Cioè, niente da dire, eh. Ambientazioni, ripeto, bellissime. Chi si tratta di ora di inizio il vero scontro? Vedere che abbiamo, forse siamo arrivati al boss. Forse. Primo boss! Ce l'abbiamo fatta! Maremma bucaiola. Aia! È il signore dei lupi questo. Wow! Ma mi aspettavo un colosso comunque io di. Cioè veramente mi aspettavo un colosso. E non pensavo che fosse questo il boss. Zio porco. Ma vaffanculo. Ma lasciami! Lasciami! Dai. E vai, vai. Oddio, e tu chi cazzo sei? Porco Giuda. Oh! Oddio, chi cazzo sei? C'è un lupo grosso che mi sta praticamente uccidendo. È incazzato nero. Sono morto? Yeah, che bello, bello. Però abbiamo scoperto dove cazzo è sto primo boss. Oh, ragazzi, sentite, io ho sclerato come un pazzo. Provo ad evocare questo fantasmino a darmi soltanto una mano. Porco Giuda. Davvero. Fantasmino, grazie, muoviti. Ti saluto dopo. Vieni. Ti saluto dopo. Dai. Ti saluto dopo, dai, vieni. Tutta la tua madre. Non te l'aspettavi, eh? Ti maciulliamo in due, guarda. Vai, vai. Lexorus, veditelo col lupo. Zio Findus, porco. Zio porco. Bevi, 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 bevi.
Oh, come rischio? No! 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 Cazzo, no! Perché? 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 Dai! No! Cioè, sinceramente mi sta passando la voglia, non riesco a batterlo. Non so neanche se riuscirò a batterlo anche questa volta. Quindi. Boh, non lo so, ragazzi. Chi avrà giocato sicuramente a chi sta giocando, chi ha giocato già il DLC l'avrà sicuramente già battuto. Io sono ancora qui al primo. Magari c'è gente che sarà già in NG più 4, più 5, quello che cazzo sia. E magari è riuscito anche a batterlo, perché siete dei maestri, infatti. Io purtroppo non sono un maestro. Mi riesco ad adattare, riesco a fare quello che riesco. Non so. Mi metto anche un abbraccio, ma sinceramente non so neanche quanto possa servire. Quindi non so esattamente, tanto so che però, quindi. Palle. Che palle. Oddio, non l'avevo visto. Cazzo. Due palle. Ci vuole tanto, tanta pazienza, tanta costanza. Non capisco più niente, quindi non capisco neanche dove cazzo sono. Devo. A parte che non riesco più ad attaccarlo. Veramente, non riesco più ad attaccarlo. Infatti. Quindi, andiamo così. Sicuramente faremo tante cose. Cioè, allora, ero partito con 36 bracci. Adesso ne ho solo più 13. Cioè, vi rendete conto quante volte io l'ho affrontato? Sti dannatissimi lupi. Mannaggia a quando li hanno messi. Perché hanno avuto la brillante idea di metterli. Solo per rifarsi un po' al Dark Souls 1, dove c'era Sif, chiaramente. Ho attivato l'abbraccio perché non so perché ho attivato l'abbraccio. Vabbè, comunque, forse l'ho ucciso. E lui ha ucciso me, grande figlio di puttana. Che due coglioni. Sei un pezzo di merda, sei un grandissimo pezzo di merda che è la quindicesima, ventunesima, sessantunesima volta che arrivo in quel punto e rompi i coglioni. Va bene, grazie. Tanto che cosa devo dire? Grazie.
Ce l'ho fatta! Sì! Ce l'ho fatta! Sì! Sì! Finalmente! Non ci sto credendo, ragazzi! Finalmente ho battuto sto boss di merda! Ce l'ho fatta da solo! Non so come cacchio ho fatto! Va bene così! Va bene! Va benissimo! D'accordo, voglio un falò! Un falò! Dov'è il falò? 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 Ah, eccolo lì il falò! Non ci sto credendo! Non ci sto credendo! No! Accendiamolo! Subito! Sì! E vai! Sì! Sì! Mamma mia, ragazzi! È stata una partita immensa! Non so neanche come ho fatto! Mi spiace se non ho parlato per metà dialogo, cioè per metà tempo che ho affrontato, ma ero troppo concentrato. Non lo so, ce l'ho fatta, ragazzi. Ad ogni modo, ce l'abbiamo fatta. Uff. Allora, ragazzi, io direi qui di concludere il video. Noi ci rivediamo col prossimo episodio nel DLC Dark Souls. Cercheremo di andare un bel po' avanti perché, sinceramente, abbiamo perso un sacco di tempo inerente a questo boss. Grazie ancora per avermi seguito. E noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da FragKD. Ciao!